Buonasera, ben arrivati, ricominciamo le conferenze di gennaio e stasera parliamo di un grande personaggio poco conosciuto in Italia. Anch'io l'ho conosciuto attraverso un piccolo convegno che hanno fatto al Filodrammatici dei professori universitari, e l'ospite, qualcuno di voi lo conosce già, il professor Petr Gidny, nome che viene da Praga. Lui nasce a Praga, ha tre lauree, plurilaureato, sociologia, psicologia, teologia, dico bene? O sbaglio? Filosofia. E poi ha fatto la scuola di ipnosi sia a Milano che a Mosca. E 25 anni fa è venuto qui, prima per uno stage di ipnosi, e poi è rimasto. L'Italia l'ha conquistato, anche se Praga è la sua origine, le sue radici, quindi spesso a Praga, però vive a Milano da noi. E ci ha già fatto una serata sullo stress. Una cosa molto interessante che mi servirebbe molto è l'ipnosi per imparare le lingue. Lui ha un suo metodo, mettere le persone in ipnosi per un apprendimento rapido delle lingue. È molto interessante perché io faccio una fatica enorme alla mia età a ricordare le cose. E fa tante cose, è uno psicoterapeuta, psicologo, psicoterapeuta, fa ipnosi, però stasera ci parlerà non tanto in veste professionale, ma ci parlerà di un grande personaggio. Vi dicevo prima che in Italia Panikkar non è molto conosciuto. Ho incontrato un mio amico scrittore adesso in metropolitana e mi ha detto: ma chi è Panikkar? E Panikkar era un sacerdote di madre spagnola e di padre induista, giusto, indiano, e lui è cresciuto, lui era sacerdote cattolico, ma una frase che abbiamo riportato, che ho ritrovato anche in Wikipedia, è lui è tutto induista e tutto cristiano, cioè non ha fatto un sincretismo, ma ha studiato, ha approfondito, poi adesso Petro lo dirà meglio di me. E ha vissuto in Spagna, ha vissuto tanto in India, dove ha fatto dei ritiri di anni, poi è stato chiamato in America, ha vissuto a Los Angeles, e poi è tornato in Spagna, dove Petro l'ha incontrato, perché non solo tu hai studiato, ma vi siete anche incontrati, quindi ci racconterai anche questo incontro. Quindi io sono molto curiosa di sentire la storia di questo personaggio che mi affascina, anche se dovrei approfondire un po' di più, e anche la tua esperienza con lui. Grazie di essere qui, Petro. Grazie Ramon e grazie anche Emanuela per l'invito, per questa possibilità di condividere con voi stasera una parte della mia vita che ho potuto vivere assieme con questo grande maestro Raymond Panikkar. Raymond Panikkar, che oggi vorrei vedere dal punto di vista psicologico, psicoterapeutico, e così inizio con quello che lui stesso ha scritto quando parlava del simbolo, che cito: il mio massimo interesse è ovviamente imparare da voi e confrontarmi con la vostra realtà. Infatti coloro che si dicono pensatori o filosofi corrono sempre il rischio di lavorare con i loro concetti, ma rispetto ad una realtà che non esiste al di fuori del loro mondo. Io qui dunque sarò un piccolo discepolo che cerca di recitare la sua lezione, e voi maestri che mi diranno: no, no, questo non va, non c'entra niente, non serve,
ma poi evidentemente mi darete la possibilità di fare non solo le mie ritrazioni, ma anche una riflessione che mi auguro costruttiva. Io vorrei esattamente seguire questo esempio di questo umile scienziato con il quale si rivolgeva al pubblico. E non vorrei che oggi ci sia solo un monologo, ma anche un dialogo. Vorrei innanzitutto chiedere chi di voi ha potuto partecipare a Milano a qualche incontro, conferenza companica. Alzate la mano. Uno, due, tre. Tre di voi dunque lo ricordate personalmente, forse avete parlato anche con lui. E chi di voi ha visto la videocassetta che è stata fatta in Svizzera e ha letto qualche libro? Più numerosi, sì. Panikkar è una personalità particolare perché nella sua vita vale che l'amore non conosce le frontiere delle nazioni, perché come è stato detto è nato da madre catalana e padre indiano, madre catalana cattolica, padre indiano induista. E come si sono incontrate queste persone? Suo padre ha dovuto lasciare l'India perché stava in un collegio con un ragazzo che ha tentato di uccidere vice imperatore dell'India in quel tempo, parliamo degli anni 1914, e l'India doveva diventare indipendente e lui ha scappato dall'India, prima in Germania e poi in un paese più neutrale di quell'epoca che era la Spagna, a Barcellona. E nel centro del Barcellona si trovava una pensione molto comoda, molto lussuosa, che era gestita dalla nonna di mamma di Raymond Panikkar. E in questa pensione si sono incontrati il papà di Panikkar, futuro papà, e la futura mamma, è nato il loro amore. Il primo problema, come sposarsi, perché allora non era normale che un induista poteva sposarsi con una cattolica in chiesa. Primo problema da superare. Dopo nascono da questo legame quattro figli, esattamente una figlia e tre fratelli maschi, e nasce un periodo molto difficile per lo stesso Raymond, perché ha ereditato la pelle scura. E lui stesso parla che quando andava a scuola, che alcuni ragazzi lanciavano i sassi contro di lui, e lui viveva tutta questa, già si sentiva qualcosa di diverso, anche se parlava il catalano, ma una cosa diversa per la pelle. Io in breve esposizione che riguarda la sua vita voglio concentrarmi su episodi fortemente traumatici nella sua vita per farvi capire come lui è riuscito a superare questi momenti e non solo superare e a difendersi, ma ha creato in sé una terapia. L'incontro con lui era terapeutico. Però
faccio un elenco di altre cose, eventi che sono capitati. Quando aveva 17 anni, in una giornata viene un allarme a Barcellona, la sua famiglia è avvisata che saranno uccisi. In 24 ore doveva con la famiglia trasferirsi in Germania. In Germania si è iscritto alla chimica, filosofia, cominciato studi a Bonn. Poi finisce la guerra civile in Spagna, lui ritorna. Bisogna anche dire che in quel tempo c'era anche una crisi familiare, perché mancavano soldi, i genitori si trovavano in grande difficoltà, ma Panikkar stesso dice che erano le persone totalmente diverse, come capita in tante coppie quando la gente si innamora, si sposa, ma poi si rendono conto che sono le persone totalmente diverse e che sono poche cose che li unisce. Nonostante questo periodo di crisi, i genitori superano questo problema e Panikkar ritorna dalla Germania in Spagna, a Barcellona, in bicicletta. Fatto tutto questo viaggio in bicicletta perché il papà gli ha comprato la bicicletta francese, che era una delle prime che avevano quel sistema delle velocità, dei cerchietti. Che... ecco, durante questo viaggio Panikkar ha fatto 3-4 incidenti, è caduto, ma alla fine ha raggiunto Barcellona e ha visto la Spagna devastata dopo la guerra civile. Ma la cosa più triste è che sui compagni di classe tutti sono stati morti, uccisi. E potete immaginare cosa questo significava per un giovane Raimond, di sentire la morte così vicino. Lui parla anche della sua naturale inclinazione alla spiritualità, specialmente nel momento della prima comunione, quando, al di là di quello che diceva il catechismo, lui viveva con molto impegno e molta spiritualità come un evento straordinario. E così, con alcuni amici, fonda un gruppo sul quale successivamente Monsignor José María Escrivá ha fondato l'Opus Dei. In quel tempo lui non pensava sul sacerdozio, voleva, ecco un'altra cosa, quando è tornato in Spagna tutti gli studi che ha fatto in Germania non erano più validi, ha dovuto rifare tutti gli esami da capo. Per cui già questo, vedete quante cose dure ha dovuto superare. Ovviamente tutte queste cose lo portavano più vicino alla profondità nella vita, ai problemi essenziali nella vita. Un altro problema che lui si è chiesto: mio papà così buono, una persona proprio buono come pane, perché lui, solo perché non è cattolico, dovrà andare all'inferno? Ricordiamoci che il tempo 1939-40, prima ancora tanti anni del Concilio Vaticano, la dottrina della Chiesa Cattolica era chiara: fuori la Chiesa Cattolica non c'è la salvezza. Tutti quelli che non sono stati battezzati andranno all'inferno. Panikkar vive questa cosa con molto dolore, prendendo molto sul serio queste parole a quell'epoca, e si ribella, dice: ma non è giusto, perché dovrebbe andare una persona così buona all'inferno? Raimond dopo si incontra
con un già menzionato questo fondatore dell'Opus Dei, il quale gli chiede anche di dare tutte le forze a questa organizzazione. Ancora erano 15 persone in tutta la Spagna, e lui sta concludendo gli studi e lavora nella fabbrica di suo papà come direttore, 3 anni. Così capisce un po' l'economia, raggiunge la laurea in chimica, perché l'ha voluto papà, e poi in filosofia, perché sua mamma lo ha portato all'amore verso la filosofia. Mentre papà, pur essendo induista, aveva l'educazione molto sassone, la mamma aveva una mente molto aperta e dice già 1939 a Ramon: ma perché le donne non possono essere sacerdotesse? Giusto che siano anche la donna sacerdote. Tutto questo si scontrava in Panikkar, il quale ha dovuto interiormente elaborare tutti questi impulsi. Ma arriva di nuovo una mazzata, suo papà diventa paralizzato, non riesce a camminare più. E l'Opus Dei sta spingendo Panikkar, questo fondatore scriva, crea un gruppo per i sacerdoti, dice: tu devi diventare sacerdote. Panikkar dice: mio papà è malato, io devo adesso dedicarmi a lui. O subito ricevi sacerdozio o niente. Alla fine decide di farsi ordinare sacerdote, fa gli studi a Madrid, e i suoi genitori sono molto dispiaciuti, sia papà ma anche la mamma, perché la mamma non condivideva le idee dell'Opus Dei. A questo punto un giovane sacerdote Panikkar, vestito nell'abito come quel tempo si usava, si trasferisce a Roma, dove presso l'Università Lateranense raggiunge dottorato in teologia. E di nuovo un cambiamento del mondo, lascia Spagna, sente la nostalgia dei genitori, però ha questo entusiasmo e prende questa rigidità dell'Opus Dei. Non solo rigidità, ma anche esigenze molto... Non so chi di voi ha letto, per esempio, Il Cammino, La Via, che ha scritto Escrivá, fondatore poi dell'Opus Dei, il quale dice proprio le cose non pensate alla sessualità, che è una cosa brutta, cercate di evitare, cioè questo era clima di, e lo è, dell'Opus Dei, perché da allora si è nata una forte organizzazione che nel mondo di oggi ha un enorme potere. A Roma vengono affidati alcuni compiti a Ramon, il quale dopo però arriva anche a Milano. Milano non so, non gli è piaciuto, dice. Forse non so, non gli è piaciuto Rito Ambrosiano, non lo so. Comunque viene inviato poi in India, dove dovrebbe portare l'Opus Dei in India. E quando arriva in India scopre nelle sue vene il sangue dell'induismo, della cultura del papà. Allora dopo pochi anni toglie la veste talare e comincia a vestirsi da induista. E da quel momento fino alla morte si veste sempre da induista, con abiti speciali indiani. Incontra altri monaci sacerdoti che sono venuti dall'Occidente in India, che vivevano molta conflittualità
dicendo: ma io sono cristiano, allora se io qui prego con gli induisti tradisco la mia fede. Ecco, per Panikkar non era così. Panikkar ha detto durante le sue numerose conferenze e poi anche sulle videocassette che sono finora in vendita: mi sento 100% cattolico, 100% induista, 100% buddista, 100% catalano, 100% indiano. E qui voi potete dire: allora, o è pazzo, schizofrenico, oppure è un pochino più in avanti in confronto con noi. I suoi colleghi vivevano sensi di colpa, confusione, non potevano dormire, chi sono, l'identità, come mi vesto. Per Panikkar non c'era alcun problema pregare con buddisti, pregare con induisti, fare la messa su una pietra in India, ecco, così. Poi, dopo 14 anni che studiava in India e soprattutto si è avvicinato non tanto a guru, ma alla religiosità popolare, dove non c'era dogma, non c'erano le cose pesanti, la gente che viveva una spiritualità gioiosa con tanta semplicità e con, possiamo dire, molta allegria, dando questa positività agli altri nonostante le condizioni molto difficili. Arriva un invito dalla California, Santa Barbara, Harvard University, e chiedono che Panikkar, che già a quell'epoca è diventata una personalità importante in quanto alla religione comparativa, e chiedono che si trasferisca e diventasse docente ordinario della religione comparativa in America, e lui accetta, e altri 15 anni passano quando lui insegna. E sembrerebbe che qui, in un paese ricco, dove aveva sicuramente a quell'epoca il stipendio più alto, tanti vantaggi, dove c'era un certo livello universitario, poteva anche continuare fino alla morte così. Invece lui, quando si parlava della diventato professore ordinario del futuro, dice: sì, io posso restare qui, ma voglio avere la libertà e ogni tanto andare in India, ogni tanto andare in Spagna. L'università dice: no, non accettiamo questo. Panikkar a questo punto prende una decisione. Lui dice che è stata chisciotteria. Sapete cos'è chisciotteria? Chisciotteria, che solo un chisciotte poteva fare una cosa del genere, abbandonare un posto così importante e trasferirsi in Spagna, iniziare, rinfrescare il suo catalano che quasi ha perso, perché ricordiamoci che era trilingue, che la mamma parlava catalano, ma poi studiato in spagnolo, poi rigidamente si usava solo spagnolo dopo Franco, poi da papà inglese. Insomma, non era una cosa facile. Lui dice: devo trovare un luogo molto lontano dalla civilizzazione e nelle montagne di Catalunya, nella città Tavertet. Prende una vecchia casa rurale che trasforma nella sua casa e dove crea il suo centro vivarium. E passano gli anni e arriva 1993, qui sulla locandina Schita 92,
ma 93, quando ci siamo incontrati a Madrid, in occasione di un congresso internazionale dei sacerdoti cattolici e loro mogli. Sì, proprio così. Voi potete dire, ma che cavolo sei andato a un congresso così? Allora, io già vivevo in Italia e fra i miei pazienti sono stati alcuni sacerdoti, qualche vescovo, qualche suora, con le tematiche che riguardavano la sessualità e così via. E allora ho sentito una necessità di entrare più profondamente in questa tematica per avere una pratica, non solo teoria, ma incontrare questa gente, poter anche confrontarmi con loro e così via per capire i miei pazienti. Perché essere uno psicoterapeuta solo teorico non basta. Bisogna proprio mettersi in contatto con la realtà per essere vicino alla gente che soffre. A questo punto, qui vedete una diapositiva di questa sala di Madrid. Qui vedete anche un vescovo argentino che era un podestà, che era vescovo ausiliare di Buenos Aires e tra l'altro un grande amico dell'attuale Papa Bergoglio, e che dopo, quando questo ex vescovo è morto perché ha sposato una donna, una vedova con sei bambini, ha sposato, è stato per questo rimosso dallo stato clericale. E so che qualche anno fa, un anno fa, due anni fa, è morta sua moglie, e Bergoglio è andato proprio, erano amici all'ospedale, era nel momento della morte presente. Questo fa capire anche questa grande umanità del Papa Francesco, che non si staccava dalla gente, che non erano più attivi nella Chiesa, anzi erano fuori, in periferia o come traditori, eccetera. Qui vedete bambini dei sacerdoti. C'erano numerosi bambini e io dicevo come scherzo, almeno nelle chiese che sono sempre più vuote andranno questi figli dei sacerdoti. Ex sacerdoti che si sono sposati di tutto il mondo, di varie nazioni, che ogni anno si incontrano e parlano e fanno anche la pressione sul Vaticano per poter ritornare al servizio, perché molti conservano la vocazione e non capiscono perché non è possibile essere sposato e nello stesso tempo sacerdote. Ecco, qui a quell'epoca Panikkar aveva 75 anni e io mi ricordo ero seduto in uno degli ultimi posti e vedo questo personaggio, direi, vestito da indiano, che passava, parlava in sette lingue, andava da una lingua all'altra, inglese, francese, tedesco. Sembrava uno show e tanto umorismo. Beh, io non potevo fare altro che andare da lui e dire, mi sono presentato, lui mi ha detto, verrò fra tre mesi a Milano, questo era agosto, arrivava a Milano. E a Milano la signora Milena Pavan, che è una delle sue migliori amiche di vita, abita a Milano 2, che ha tradotto i suoi libri in italiano, ha corredato tantissime pubblicazioni, ha organizzato un incontro dove io avevo l'onore di partecipare personalmente e ho chiesto di firmare i libri che avevo acquistato. E Panikkar faceva anche delle meditazioni per gruppi
15 persone che si incontravano e avevano la gioia di essere in contatto con lui. Qui vedete una rivista in catalano che lui ha fondato. Qui vedete alcuni suoi libri. L'ultimo, Peregrinazione, che è uscita, che consiglio vivamente a tutti perché è anche un DVD e potete vedere l'ultimo che ha scritto Milena Pavan. Milena Pavan aveva questo privilegio di stare con lui fino all'ultimo respiro. E pensate, una persona di 92 anni, Panikkar, 2-3 giorni prima della morte ha fatto questa domanda a Milena Pavan. L'ultima cosa che ha detto: tu mi ami? E lei ha risposto: sì, ti amo. E lui ha detto: anch'io ti amo. E qui vorrei richiamare che nel centro di tutto c'è l'amore, al di là delle cose, delle parole, eccetera, è l'amore. Una persona sente che se ne va e vuole, ugualmente quando Gesù chiedeva a San Pietro 3 volte mi ami, e lui ha detto ti voglio bene. Mi ami? E lui ha risposto ti voglio bene. Mi vuoi bene? Sì, ti voglio bene. Questo era il dialogo fra Gesù e Pietro. Per sbaglio tradotto, tu sai Signore tutto, tu sai che ti amo, non è così. In originale greco è scritto philein, per cui ti voglio bene, ma queste sono le cose filologiche. Un altro libro di Melchisedec. Sapete chi era Melchisedec? Chi era? Melchisedec, il re Melchisedec. Il re Melchisedec. L'avete incontrato? Allora, Melchisedec, lei sì? No. Melchisedec era un re pagano e da Melchisedec viene il sacerdozio nel popolo israeliano e anche il sacerdozio cattolico. Allora la frase che molto spesso Panikkar diceva, ripetendo questa frase, tu sei sacerdote in eterno secondo ordine Melchisedec, che nella Bibbia si trova in Genesi e anche nel libro dei Salmi, dice: non accetto di appartenere a una setta che ha 2000 anni fa. La sconfitta del cristianesimo è di staccarsi dal giudaismo e ritornare alla tradizione precedente, quella pagana di Melchisedec. E voi sapete che la Chiesa Cattolica che dice, ecco, dal momento dell'economia della salvezza è nato Gesù 2000 anni fa, Panikkar dice no, è tutta questa quantità della gente, milioni di persone non battezzati, cosa si fa con questa gente? È tutta la tradizione, mica tutto comincia da Gesù e va oltre. Non si accontenta con l'ebraismo dicendo che anche l'ebraismo riceve sacerdozio da Melchisedec. E poi fra poco sentirete autentica voce di Panikkar, perché io vi inviterò al pranzo con Panikkar. Tutti potete partecipare al pranzo con Panikkar fra poco. E per la prima volta, quando a Milano, in tutto il mondo, per la prima volta viene pubblicato, presentata una videocassetta video, dove autenticamente potete partecipare al pranzo con Panikkar e sentire quello che dice. Dunque, questa è la questione del Melchisedec, sempre Milano 2, qui siamo insieme quando mi sono recato 2001 e Panikkar per me era un po' modello, per cui io anche indossavo questi vestiti indiani.
E questa è la compagna di Panica, la signora Maria. E qui vorrei dire due parole. Poi potete dire, ma questo prete, allora, prete o ex prete e la compagna, come è questa storia? Vedete, durante la vita di Panikkar non se ne parlava molto, ma anche dopo, per le ragioni economiche, per poter fare delle conferenze, comunque non essere boicottati dalla Chiesa Cattolica, non si diceva la verità. Panikkar questa donna mi ha presentato come sua moglie. E io ho detto, Ramon, tu hai chiesto il permesso del Vaticano per sposarti? E lui mi ha detto, puoi sempre, devo chiedere permesso per mangiare, per dormire, per... No. E ho detto, sì, il Papa può scrivere a sé il permesso e sposarsi. Lui, anch'io posso. Cioè, in pratica, questa donna Maria è la prima donna spagnola laureata in teologia, in Germania, prima donna spagnola che si è laureata in Germania in teologia, la prima laureata in teologia in Spagna, che ha condiviso tutta la vita con Panikkar, specialmente il tempo quando è tornato dagli Stati Uniti. Panikkar ha chiesto un sacerdote amico di celebrare un rito segreto e così sono diventati marito e moglie. Non valido ovviamente per il Vaticano, ma per Panikkar non era importante. Ma non solo, lui aveva già l'età molto alta e voi sapete che con l'età non aumenta l'impulso sessuale, tranne qualche eccezione. Con l'età non aumenta. Un conto è se uno ha 25 anni, un conto se ha 75 anni o 80. Ma il motivo perché lui voleva legalizzare la sua posizione, credo che anche poi di nascosto si è sposato civilmente, che la Chiesa non sapeva, perché per questo già c'è una scomunica immediata. Lui ha adottato una ragazza indiana alla quale voleva dare tutta l'assicurazione di vita, per cui da piccola, questa ragazza vedrete sul video perché ha partecipato al pranzo, e questa ragazza che era orfana ha trovata in lui, in loro, i genitori, ha trovato la possibilità per poter studiare, eccetera, e ormai è sposata anche suo figlio, per cui Panikkar sarebbe oggi come oggi il nonno. Tutta la vita, questa è la Madonna di Taverte, di una piccola chiesa che ha 1000 anni, la Madonna con la pigna. Qui sono io vi consiglio di andare a Taverte, un paesaggio bellissimo. Questo è un po' provocatorio se è tempo post cristiano, perché la chiesa è sotto acqua, c'è solo la... Ecco qui. Io ho potuto passare una settimana in questo bellissimo paesaggio, di vivere in contatto con la natura, con quello che così era per Panikkar importante, unione con la natura. Montserrat, dove lui ha festeggiato il suo anniversario del sacerdozio davanti a Madonna Nera. Tra l'altro, questa Madonna è pre-cristiana. Secondo Panikkar appartiene ancora al tempo pagano e poi è stata trasformata come oggetto di culto cristiano. E qui c'è l'invito di Panikkar, dove dice, poi si presenta come
sacerdo secundum dharman, che vuol dire ordine Melchisedec, diocesi di Varanasi, per cui lui viveva in Spagna, però suo vescovo restava in India. Bellissime montagne, qui c'è l'angelo senza il cuore, è una nuova scultura della quale parla Panikkar su una videocassetta, tutto il simbolismo degli angeli, l'angelo che non ha il sesso, l'importanza dell'angelo nella nostra vita. E qui c'è la scrittura di Panikkar, alcune lettere che mi ha scritto. E io, dato che sono grafologo, ho fatto l'analisi della scrittura grafologica. E qui potete leggere, è per la prima volta presentato in pubblico, l'analisi della scrittura di Panikkar. Ovviamente l'analisi della scrittura è una cosa molto personale. Voglio sottolineare che una breve analisi grafologica, che non va in tutti i dettagli, non esamina tutto, però in linea generale la scrittura di Panikkar corrisponde a questa diagnosi che ho fatto. Andiamo avanti. Ecco, e arriviamo al momento veramente dell'invito per voi tutti al pranzo con Panikkar. Ci sono molti filmati in giro di Panikkar, non molti, sono tre videocassette DVD. Tre DVD. In nessuna potrete vedere Panikkar mentre mangia. Mangia l'anello, cordero. Il cordero. Non potete vedere in nessun filmato Panikkar con sua compagna, con sua figlia adottiva indiana e altri amici che sono venuti da Milano e sono stati invitati a questo pranzo. Per me è stato un onore poter filmare. Ovviamente il tempo del pranzo era molto lungo, io ho scelto alcune parti. Innanzitutto vorrei scusarmi per la questione tecnica, perché non è una buona qualità. Poi, come il pranzo tutti parlano, per cui c'è un po' di confusione. Però l'autenticità del momento, l'energia che emana questa scena è qualcosa di straordinario. E anche quello che dice e anche quello che non dice. C'è la comunicazione non verbale, suo sorriso, suo ottimismo e poi le cose che sconvolgono. Io ho posto alcune domande perché Panikkar anche, tra l'altro, ha scritto una messa, ma non come la musica, come il testo. E questa messa cattolica chiama la messa contemplativa. In questa messa si parla, dove c'è la prefazione, voi vi ricordate quando si dice con tutti gli angeli, cherubini, serafini, cori celesti, milizia celeste, tutta questa roba che c'è lì. Panikkar dice con tutti gli dei. E quando questa messa è stata celebrata nel 1996 a Milano, ovviamente nella chiesa anglicana in via Solferino, perché nella chiesa cattolica non era una messa approvata dal Vaticano e tutto quanto, per cui nella chiesa anglicana dove si poteva fare questo, ovviamente la gente è rimasta impietrita, lui parla degli dèi. Allora una delle mie prime domande era su questa cosa. Tu Ramon sei, credi in monoteismo o politeismo? E riceverete fra poco la risposta.
Poi faccio altre domande che erano legate ai nostri discorsi, le cose che riguarda la reincarnazione, la cosa che riguarda per esempio digiuno, se mangiare la carne, e magari qualcuno si potrà sentire sconvolto di quello che Ramon Panikkar risponde. Allora, è sempre un pensiero che ci fa uomini, ma che ci rende anche malati. Per cui dal pensiero, da quello che noi immaginiamo, noi siamo quello che pensiamo, questi pensieri sono una delle cause perché ci ammaliamo. Poi Panikkar, nel suo concetto di guarigione, mette questa frase dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, Giovanni 10:10: Oclepte sukerchetai emmena, klepse kai tise kai apolesse, poi questo è importante, ego elton ina zoen e hossin kai perison e hossin. Allora, io sono venuto al mondo per darvi la vita, e questa vita sia in abbondanza. E qui si usa non il termine bios, che è la vita biologica, zoen, che la vita nel greco più completa, zoen. E poi dice, ogni religione porta un concetto, ma nella cura terapeutica è necessario mettere proprio la vita, vita in abbondanza. Vita in abbondanza significa anche la possibilità, tutti i nostri talenti, vivere, realizzare. Qui Gesù, se noi ci chiediamo perché è venuto al mondo, per sottolineare questa cosa, darci la vita
in pienezza. Poi, cosa secondo Panikkar è la perfezione? L'armonia, l'equilibrio, il superamento del negativo e la trasformazione. Mi sento perfetto. Poi dice, bisogna sconfiggere la morte, essere sacrificati e rinascere a vita nuova, ma non domani, risurrezione secondo Panikkar adesso, in questo momento, non dopo la morte. E dice, tensione tra vita inautentica e vita, la tensione tra morte e resurrezione è in verità tensione tra vita inautentica e vita reale. L'uomo allora viene risollevato, ridestato, suscitato a una nuova vita, vita nuova, che non sarà in altra esistenza, ma che è in questa stessa vita, una volta che abbiamo varcato la soglia del nostro egocentrismo. Ecco, qui pone molta attenzione sulla questione del vivere il momento presente, perché uno dei problemi comuni che noi in continuazione ci proiettiamo, cosa sarà domani, quando raggiungo questo, quando avrò questo, quando guarirò, oppure se il momento presente è difficile, pensiamo al passato, quando ero bambino, l'infanzia come era bella, eccetera. Tutto questo non c'è più. E Panikkar ci insegna di concentrarsi sul momento presente. Sul momento presente. Io ho voluto all'inizio illustrarvi la vita terribile di Panikkar e la sua straordinaria capacità come difendersi davanti alla discriminazione razziale, la pelle, davanti a una possibile uccisione perché era cattolico e i repubblicani uccidevano i cattolici, per cui dovevano scappare in Germania. Poi, quando una persona soffre, allora prende una religione, in questo caso poteva essere cattolicesimo, l'Opus Dei, ma di nuovo si imprigiona, di nuovo diventa schiavo, di nuovo può soffrire, può nascere nevrosi religiosa. Richiamo l'attenzione all'articolo che abbiamo pubblicato il mese scorso, La salute mentale e la formazione religiosa, in Karma News, leggete. E allora cosa fare? No? E Panikkar si difende anche davanti a questa nuova religiosità. E la modifica, dice, la religione si deve trasformare. E insegna anche come avvicinarsi. Normalmente noi ci avviciniamo per la prima volta, alcuni mi conoscono, altri no. Ma possiamo sentire paura uno dell'altro. E può dire cosa sta raccontando, questo mi mette in confusione, panica, panicare un po', mette in confusione, ma in quel momento la persona smette di ragionare e sta bene, perché sono pensieri, sono dilemma che noi non possiamo certe cose capire perché sono sopra di noi, no? Per cui è la possibilità che c'è dentro di andare oltre, andare l'umorismo, la leggerezza e poi la comunicazione fra di noi. Noi ci incontriamo, cerchiamo di conoscerci, vediamo le differenze. Poi cerchiamo di vedere, prima dialogo, poi vedere le differenze, poi vedere cosa ci unisce. E poi c'è quello che lui chiama mitocondria, la fecondazione. Quello che tu hai, dai a me, quello che io do a te. E in questo lui vede il dialogo del mondo, sia dialogo fra le religioni, dialogo fra le vari stati, così attuale nel tempo di oggi, politicamente parlando, Francia, ultimi eventi, eccetera. Il mondo si trova in un grande pericolo e noi dobbiamo veramente trovare un modo come avvicinarci, come rispettarci reciprocamente, altrimenti si spacca tutto.
E questo non vogliamo, perché l'umanità ha costruito tanti valori e questi valori vengono conservati, vengono protetti. Però con una giusta filosofia e anche quello che facciamo nel gruppo Karma News come entusiasti che vogliono dare il nostro contributo per un mondo migliore, dove la frase tutti saranno fratelli non sarà una frase ma una realtà. Vedete, se io dico Panikkar parla anche in questo filmato quando mangiava la più grande cotoletta che ha mangiato, bistecca forse dice, ha mangiato con Dalai Lama, e questo può sconvolgere, dire come Dalai Lama mangia la carne. Cioè, anche se noi riceviamo una religione, noi non possiamo diventare schiavi di questa religione, altrimenti si riproduce una nuova situazione di malattia. Per cui quello che abbiamo letto qui prima, la libertà, noi dobbiamo trovare l'armonia, l'equilibrio, superamento del negativo, la trasformazione, la libertà, non essere schiavi, liberarci dalla paura della morte. Il tempo moderno si è liberato che non si parla della morte, la morte non c'è. In altri paesi dove la morte si vede ogni metro, in India o altri paesi, ovviamente la gente è sottoposta a una più forte paura della morte che noi. Deve sembrare che non è così, ma in realtà è così. Durante il giorno non abbiamo tanti stimoli come in altri paesi dove in continuazione c'è la morte, funerali, cadaveri, eccetera. A Milano non si vedono cadaveri. Poi quando c'è la morte è forte, ovviamente è un impatto magari al quale non siamo preparati, per cui c'è tutta anche qui il lavoro psicoterapeutico, come elaborare la propria futura morte o morte dei nostri cari, elaborare. Ecco, Panikkar, il suo contributo vedo proprio in questa libertà, in questa ogni mattina alzarsi e sapere modularsi positivamente. E avere ideali, vivere per un ideale, perché non basta solo vivere per i soldi e per il potere. E poi un po' questo suo gesto che Panikkar fa, così, la leggerezza, non preoccuparsi con eccesso, che comunque anche nella Bibbia non preoccupatevi con eccesso cosa farete domani, di che cosa vestirete, cosa mangerete, ecco. Io penso che più le parole, più una dottrina e il modo di essere, Panikkar being direi, cioè questo modo di essere con il quale lui influenzava tutte le persone che venivano vicino a lui e che gli dava questa energia, questa... Io mi ricordo una volta eravamo nella sala prima di una conferenza, forse a dei servi, perché di solito parlava corsia dei servi, San Fedele, questi luoghi, e lui mi guardava e dice, tu pensi che la gente capirà? Tanto non capirà, ma fa niente. Per cui uno ambizioso direbbe, devono capire, devono apprendere la mia dottrina. Lui era anche sopra questo. Domande e risposte? Io volevo farti un po' di... Parto io, poi vi porto un microfono. Intanto io volevo sapere cosa ha lasciato a te, cioè come ti ha arricchito, cosa ti ha, che cosa ti ha dato l'incontro con lui e con i suoi libri, con quello che lui ha cercato di insegnare. Ti ha cambiato, ti ha arricchito? Sicuramente. Posso dire che non sono esperto dei suoi libri, anche se ho a casa parecchi, ma non ho potuto leggere pagina dopo pagina, entrare in tutte le sue dottrine, le cose che dice. Anche se alcune cose, quando per esempio
lui dice di questa sfida del cristianesimo che deve arrivare al tempo pre-ebraico, perché Melchisedec era di Babilonia, di re di Salim, eccetera. Per cui questo mi piace, mi affascina. Anche io non voglio essere membro di una setta che dura 2000 anni, perché nella storia è niente. È la Chiesa che si fa monopolio, la verità rivelata, tutto è così, no? E loro decidono chi va al cielo, chi non va. Vabbè, è in trasformazione, eccetera. Però molti danni ho visto anche con i pazienti, no? Che ho dovuto seguire, eccetera. Per cui le parole rivoluzionarie che ho sentito da lui, che mi hanno liberato, e poi l'incontro con lui, perché lui univa questa grande saggezza e nello stesso tempo la giovinezza di un fanciullo, di un ragazzino, e poi l'ammirazione che lui, anche nell'analisi grafologica, ci sono tante cose, per esempio parlo che lui è introverto, che è colerico, che è impulsivo, e lui molte cose nessuno lo direbbe, eppure nella scrittura queste tendenze si vedono, e lui è riuscito con le sue capacità a trasformare. Lui ha visto la tua analisi grafologica? Non l'ho fatto questa settimana. L'hai fatta vedere? No. Ah, non l'hai, no, lui non l'ha vista. No, no. Okay. Ancora non. Ancora non. Allora sì. No, questo per arricchire, perché voi vedete Panikkar descritto nei libri, dagli altri giornalisti, eccetera, ma volevo entrare nella sua intimità, almeno alcune cose. Sì. Domande? Sì. Al nostro Sergio. Allora, innanzitutto grazie per aver gettato una panoramica su una persona di cui avevo sentito parlare, ma della quale sapevo molto poco, e che invece si è rivelata, devo dire, vicenda interessante. A me, prima della domanda, che poi può essere anche relativa, ha colpito in particolare due cose. La sua concezione del politeismo e del monoteismo, e a me veniva in mente in questo senso il Vangelo di Filippo, che è uno dei Vangeli apocrifi, quando si diceva la verità è unità, neanche molteplicità, affinché la si possa conoscere attraverso la molteplicità. In realtà quello che noi pensiamo divinità, intanto nel buddismo sono persone come noi che hanno assunto quel ruolo, quindi comunque non sono persone diverse. E però bisogna dire che in realtà quelle che potrebbero essere manifestazioni della stessa essenza. Come noi abbiamo un arcobaleno che parte dal bianco ma si scinde in 7 colori, quelle che noi chiamiamo divinità sono manifestazioni della stessa essenza. L'altra cosa che mi ha colpito è quando tu parlavi di andare oltre. Andare oltre, in questo senso, è proprio il contrario di quello che fanno le religioni. Io ne parlavo con un mio amico, tutte le culture spirituali, quando sono filosofie, sono bellissime, quando diventano religioni cominciano i problemi, perché discutono di cose assolutamente banali, che può essere sulla divinità è secondaria o principale, e lasciano molte volte perdere quella che è l'essenza. Anzi, la religione che pone il dogma, tutte le religioni lo fanno, blocca l'andare oltre. La mia domanda era questa: quando lui ha parlato di reincarnazione, la intendeva non nel senso di un animo, di un principio cosciente che passa, ma come fatto che nulla vada perduto, esattamente più o meno come viene detta nel mondo Zen, quando comunque viene detto che la reincarnazione non è un tuo principio cosciente che passa, sei tu che puoi continuare a vivere attraverso gli altri, anche a sfruttando il fatto che comunque dalla fisica nulla si crea ma nulla si distrugge. Puoi precisare meglio il concetto di rinascita, reincarnazione, o comunque cosa intendeva Panikkar con questo continuare a vivere? Non c'è nascita, non c'è morte. Nella discussione non abbiamo potuto approfondire la questione se resta la nostra consapevolezza, perché penso che questo sia il problema fondamentale. Noi possiamo essere d'accordo che la vita come bios o zoe,
che sia eterna, che nulla cambierà, che si trasforma, ma penso che ciascuno di noi che siamo seduti qui ci interessa abbastanza sapere se sarà la nostra consapevolezza, dunque la rendersi conto di esistere. Noi non ci renderemo conto che non esistiamo, non ci rendiamo conto che non dormiamo, anche se possiamo durante la notte avere un sogno che dormiamo e sogniamo noi stessi che siamo sdraiati sul letto, ma per il resto, se non c'è, in realtà ogni notte abbiamo sogni, ma poi c'è la barriera amnestica, vengono dimenticati, non ci ricordiamo, ma possiamo dire che non ci rendiamo conto di dormire, di esserci in questa fase REM, on REM. Panikkar chiaramente dice che la morte non è che si stacca dal nostro corpo una parte invisibile, cioè l'anima indivisibile e invisibile, perché lui dice l'uomo deve essere anche la materia, per questo anche fa molto richiamo a sottolineare l'importanza del mondo materiale. Durante la sua messa si mettono anche sassi che si portano all'altare, eccetera. Fa richiamo all'animismo molto importante che è stato dimenticato, ma non si pronuncia esattamente sulla questione della consapevolezza, mentre nel cristianesimo, per esempio, anche dogma dell'ascensione della Madonna, non si dice che la Madonna, nel dogma proprio citato, che è salita al cielo, anche se si parla di ascensione della Madonna, ma che si trova in uno stato di grazia, per cui qui possiamo parlare di più uno stato, ma qui è domanda, ci rendiamo conto che esistiamo o no in questo nuovo stato? Questo probabilmente è un segreto, ma la risurrezione nel senso biblico è che, come si dice nella preghiera credo, credo nella risurrezione della carne, per cui l'uomo non può esistere solo con un'anima, secondo questo concetto, ma sempre nella visione biblica, in questo senso ebraica, che quel, io lo immagino personalmente come se fosse una memoria, che prendiamo dal telefono una memoria su una memory card, da sola non dice niente, non può esistere senza telefono, ma che essere risuscitati dai morti, richiamati alla vita, raggiungere l'unione di questa memory card con un nuovo telefono. Posso contestare? Sì, certo. Penso che il mio funziona. Dunque, intanto si dice che nella traduzione di resurrezione in realtà c'era scritto reincarnazione, quindi dall'aramaico pare che sia stata la Chiesa abbia cambiato le parole, perché la reincarnazione è un concetto che c'è all'interno di alcuni Vangeli. Poi noi siamo all'inizio di un'evoluzione, noi non siamo animali molto evoluti, siamo elementari. Allora, per esempio, in tutta la tradizione medianica di contatti con altre dimensioni, chi lascia il corpo rimane consapevole, è vero che è consapevole. E io ho tante persone, clienti che vengono da me, giovani, adesso dei trentenni, quindi negli anni 80, nati negli anni 80, che da bambini ricordavano, oggi è venuta una che mi ha detto, io da bambina dicevo, prima di adesso sono stato un uomo e sono scesa da questa madre, ma avrei potuto scendere da un'altra madre. E ci sono tanti bambini piccoli, parlo di 3 anni, quindi che non ho visto la televisione, che non ho letto libri, che hanno la memoria, no, il mio cosa.
E anche il discorso del sonno, che tu dicevi, per esempio Osho, ma nella tradizione, in una tradizione della meditazione, nella tradizione sciamanica, nella tradizione mistico-esoterica, esistono delle possibilità di dormire rimanendo coscienti tutta la notte. Ma noi non siamo allenati, noi andiamo a letto e dormiamo. Quindi quando noi dormiamo entriamo nel corpo e non siamo a contatto con l'anima. E quando moriamo, se non abbiamo fatto un cammino, rimaniamo a contatto col corpo, rimaniamo nel prigioniero del corpo. Quando ci svegliamo, quando troviamo il nostro percorso, noi siamo consapevoli di notte e nell'aldilà. Per cui è un discorso di livello, di percorso. Sì. A favore di quello che stai dicendo parla anche Stanislav Grof, che è uno psichiatra cecoslovacco che vive negli Stati Uniti, che ha una casistica dove presenta casi, per esempio durante l'intervento chirurgico, che sono nello stato narcosi, vedono esattamente cosa è stato detto, eccetera, no? Per cui purché sia una risposta però scientifica, ci vorrebbe una sperimentazione per rispondere 100%. Beh, sulla morte la scienza non può dire, lo può dire da chi torna, e c'è una ricerca da chi torna, dagli stati di premorte, ci sono tantissimi casi di persone che sono andate in coma e poi raccontano la propria operazione, poi raccontano cosa hanno detto i medici durante l'operazione, e in questo stato dove sono in coma profondo raccontano cosa hanno visto. Quindi c'è una casistica americana, sì, forse anche russa, ma non lo so, americana lo so, e in altri paesi, dove c'è il ritorno, ma la persona era viva, ma anche in coma profondo. E questa è la ricerca scientifica dell'esistenza della vita dopo la vita. Mi sembra, da come viene fuori, però io è molto presuntuoso quello che sto dicendo perché non ho letto sui libri, che sia un uomo molto in ricerca. Sicuramente lui è criticato dai cattolici che non è un bravo cattolico, criticato gli induisti che non è un bravo induista, criticato senso da buddisti. No, non in questo che non senso, è un... mi sembra che sia uno che non ha raggiunto delle risposte, ma che ha dedicato la vita a cercare le risposte. Probabilmente raggiungere risposte significa non poter andare oltre, come dice Giorgio. In quel momento io creo un dogma. E forse quello non sapere, quando e vivere il momento presente, è una cosa che libera. Okay. Perché cosa cambia, no? In realtà, se sarà dopo qualcosa, non sarà. Quello che cambia è il presente, che può essere bello o brutto. Certo. Altre domande? Prima c'era qualcun altro che aveva alzato la mano. Io volevo dire una cosa. A un certo punto c'era scritto: bisogna sconfiggere la morte, essere sacrificati e rinascere a vita nuova. E se ho questo l'ha detto Panica Padicaro, se ho capito bene, e si riferiva al rinnovamento del qui ed ora, cioè della presa di coscienza in realtà, no? Della liberazione da questa energia che sulla terra ti tiene tanto giù che tu in realtà non riesci a essere davvero. Così l'ho letta io. Che significa però questo essere sacrificati? Queste due cosine proprio non le ho capite. Bisogna sconfiggere la morte, è chiaro, rinascere la vita nuova pure, ed essere sacrificati? Sull'altare della patria? Allora. Ci vorrebbe la sua presenza per avere la risposta esatta, perché io posso non abbiamo potuto a tempo chiederlo, e possiamo solo ciascuno di noi, come siamo qui presenti, immaginare cosa può significare, se per esempio sei disponibile a fare dei sacrifici.
quello che anche la vita di panica, lui ha dovuto fare tanti sacrifici, perché uno può dire, ma guardate che furbo, no? Ha fatto tutto. Io personalmente do un'interpretazione, però sì. Sacrificio è anche saggio. Credo che sta a significare quel dobbiamo essere in grado di morire, sì. Che c'è anche nel Vangelo, e che si riferisce al proprio ego. Cioè, nella misura in cui tu sacrifichi l'importanza di te, cioè ti finalmente lasci andare l'ego, a quel punto puoi rinascere. Però, per carità, questo potrebbe liberare molto, perché tutta la società occidentale, nonostante grossi progressi che ci sono senza alcuna discussione, però ha tendenza a essere molto individualista, egoista, egocentrica, ciascuno, che non c'è in altri paesi dove c'è una famiglia tutti insieme, un gruppo, no? Specialmente le società preletterarie, è evidente tale comunicazione. E ovviamente per me è importante, non è importante se gli altri vivranno, ma io voglio conservare la mia vita, voglio essere eterno. Siamo anche oggi, per esempio, c'è questa magia che cresce tantissimo, culti, rituali magici, perché tutti vogliono ottenere quello che non possono ottenere altrimenti, no? E questo significa che siamo molto concentrati su di noi, piangiamo. Si piange non perché vedo uno che sta male, ma piango perché io sto male, perché non sono riuscito a fare questo, l'altro, eccetera. Per cui, in questo senso, potrebbe essere plausibile una interpretazione di questo tipo: sacrificare, cioè riuscire a raggiungere questo stato di libertà, perché in realtà conoscerete la verità vi farà liberi. Io penso che il problema fondamentale è questa libertà. E io sto male, prendo una struttura e in quel momento perdo la libertà. Anche quelli che credono nella reincarnazione possono avere paura che questo ciclo continuerà, eccetera. Noi abbiamo parlato con Sergio e con anche l'altro che era con noi, di questo problema che non risolve la reincarnazione, anche lì può essere uguale paura, come magari c'è anche una chance, ma vabbè, il cristianesimo ha creato purgatorio, no? Come questa cosa terribile, andare all'inferno, non poter ritornare. Ma tutto questo, religione anche può fare paura. 200 anni fa in Italia si viveva la religione, Chiesa Cattolica, c'ha paura. Se uno non è morto nello stato di grazia cosiddetta, dopo aver confessato peccati e ricevuto sacramenti, andava all'inferno. Questo oggi nessuno quasi ci crede. No. La gente non ha più paura. Ma la Chiesa ha cambiato anche, perché ha detto che l'inferno, il purgatorio, il paradiso sono stati della mente, dove nell'inferno non hai la speranza, la conoscenza di Dio, nel purgatorio sì. Quindi hanno cambiato, hanno portato alla gente ciò che prima era segreto. Esatto. E poi Panikkar proprio ne parla chiaramente di questa necessità della trasformazione delle religioni, che devono più liberare che schiavizzare l'uomo. Mi piaceva questo concetto, è una cosa che ho scritto io nel mio libro di più di 10 anni fa. Io l'ho scritto e poi ho letto che il Papa l'aveva detto, perché studiando le religioni poi ci sono delle similitudini. Allora, l'inferno non è un luogo. Gli ebrei parlavano della Gehenna, dove c'era fuoco, e rumore stridolenti, dove si veniva dannati. Gesù non ha mai parlato di dannazione. Allora, per la teologia, il pretino non le sa queste cose, ma per la teologia l'inferno è lo stato della mente, dell'anima, dove non c'è la speranza di Dio. Quindi l'anima vive nella disperazione. Questo è l'inferno, che dura fino a che non si accende la luce. Il purgatorio è lo stato in cui l'anima, la persona, ha la speranza e sa dell'esistenza di Dio, ma essendo imperfetta, non avendo fatto il cammino, deve fare dei passaggi che per me corrispondono a varie vite per raggiungere i cieli, come nella Divina Commedia, no?
mentre il paradiso è lo stato dell'anima in cui, di beatitudine, dove io mi sono liberata dall'ego, dai capi. Questa è un'altra domanda. Dove è lo stato della mente dove io sono consapevole di Dio, mi sono liberata da tutti i lacci, i terreni, dai miei problemi e vivo nella contemplazione, nella grazia. E questo può essere sulla terra o in un'altra dimensione. Io ho sempre detto, Auschwitz era l'inferno, la Serbia, la Croazia quando si ammazzavano tra di loro, la guerra è l'inferno, l'attacco a Parigi è l'inferno, è la mancanza totale di consapevolezza dell'anima e degli opera, senza speranza. Diceva Mr. Eckhart, filosofo, una preghiera, Dio mio, ti prego di liberarmi da Dio. Va bene, c'è qualche altra domanda, poi chiudiamo. Tu non hai scritto libri, ma sarebbe ora. Ma non in italiano. Sulla grafologia, cosa può dire la scrittura? In italiano. Non ho tutti i libri in cieco. No, appunto, non hai il libro in italiano. Per aspettiamo il momento, no. Grazie. Domande? Ancora qualche domanda di chiarimento? Sì. Scusi, volevo chiedere la posizione finale della Chiesa nei suoi confronti, come è stato? L'hanno scomunicato? Allora, lui dovrebbe fare, questo è molto interessante nell'ambito del cattolicesimo. Come cattolico, lei può credere in che cosa vuole, ma non deve dirlo. Se lo dice, poi paga le conseguenze. Lui era prete, per cui non era solo cattolico. No. Per cui lui, quello che è, per la scomunica, qualora lui dovesse fare atti pubblici che bacia sua moglie in pubblico, per esempio, oppure dice sono sposato, eccetera, lo scatta immediatamente poi la scomunica lette sentenza. Come è stato con Milingo? Stavo dicendo io, come Milingo. Milingo ha fatto questo, allora è stato proprio messo nello stato. Però lì c'è una cosa con Milingo, perché Milingo doveva diventare il punto di riferimento della Chiesa africana e si è legato a una setta, quindi il problema non era tanto la moglie quanto che non era più rappresentante e lui voleva il potere, quindi dietro c'erano dei giochi politici. Sì, io ho partecipato al funerale di Panikkar che era 2010, e mi sono recato all'abbazia Montserrat, questo monastero benedettino. Lui era molto amato dai monaci. E i monaci amavano anche lui, anche se non erano d'accordo ovviamente con tutto. Il funerale lo potete vedere su YouTube, è stato registrato, e era funerale di un sacerdote con tutti gli onori. Lui poi è stato cremato e la metà è stata sepolta a Taverte nel cimitero, nella terra, e la seconda parte delle ceneri è stata messa nella Gange, nel fiume in India. Questo era il suo testamento. Nella chiesa era presente la sua sorella, un suo fratello, la moglie, la figlia, con suo marito e anche il nipotino che frattempo è nato. Ovviamente mi è molto dispiaciuto che nessuno pubblicamente ha aiutato a questa compagna di vita. Si faceva silenzio, sì, proprio si evitava qualsiasi conflitto, si evitava. Io sono andato poi da sua compagna Maria, ho detto si ricorda di me, abbiamo fatto questo pranzo mangiando il cordero, no? Lei non si ricordava perché sono passati tantissimi anni, ho parlato anche con la figlia, per cui è stato un funerale cattolico, per un sacerdote cattolico, e la cosa si è conclusa così. Per cui non è stato... Comunicato. No.
lui ha raggiunto tale livello con i libri, anche in un certo senso per Catalunya, aveva l'importanza tale che nessuno si è permesso di andare anche contro di lui. Per cui molte cose nella Chiesa si tollerano, purché non siano pubbliche, non sia scandalo. Lui è entrato in questo, e allora è la sua coscienza personale. Mi scusi, lui aveva dei seguaci, aveva un marcato un ordine, qualche cosa? No. La gente che lo approvava, praticamente, in Catalogna. Diciamo, lui, anche questa messa che tanti anni fa di Panica, che è stata celebrata in via Solferino, non ha avuto un grande seguito, perché lui, con i suoi pensieri e quello che dice, è talmente alto che si fa fatica di capirlo, non solo perché la cassetta non è registrata bene, o c'è, ma anche proprio per cui io penso che un po' di lì. Per alcune persone che riescono ad entrare in quest'ottica, non sarà mai di massa popolare, ma per alcuni... Io sono molto grato all'incontro con lui e ai libri che ho potuto leggere, ma soprattutto a questa amicizia, perché io mi trovo molto bene, perché sono 100% cecoslovacco, 100% italiano.